Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a Extra. Ieri abbiamo già avuto modo di raccontare quanto accaduto sui binari italiani per l'incidente ferroviario avvenuto nella notte tra giovedì, tra mercoledì e giovedì nella zona di Firenze, che ha per oltre mezza giornata paralizzato l'Italia, spezzandola in due lungo una delle più importanti direttrici del collegamento ferroviario da nord a sud. Oggi, come era prevedibile, il tema resta in primo piano per tutte le polemiche che questo incidente sta scatenando sul livello di efficienza del nostro sistema ferroviario. Tra poco ne parleremo con un ospite che andrò a presentarvi, prima come sempre con la nostra Silvia Corsi dalla redazione. La copertina ci aiuta a inquadrare il tema di puntata. Treni in ritardo di oltre 3 ore, decine di convogli cancellati, i passeggeri di un Intercity bloccati per oltre mezza giornata in mezzo alla campagna, l'Italia spezzata in due lungo una direttrice strategica della mobilità ferroviaria da nord a sud. È il bilancio dell'incidente avvenuto per motivi ancora da accertare nella notte tra giovedì e venerdì. Nella stazione di Firenze Castello, un vagone merci deraglia forse per una varia all'asse del carro. Non ci sono feriti, ma da quel momento è il caos, perché uscendo dai binari il container ha provocato l'abbattimento di alcuni elementi infrastrutturali della ferrovia, tra cui pali e tralicci della linea aerea, cioè i fili che erogano l'alimentazione elettrica ai treni. I tecnici di RFI si sono subito messi al lavoro per rimuovere la carcassa, già posta sotto sequestro dalla magistratura, ma per ripristinare la linea nel tratto Firenze-Castello e Prato serve tempo. I risultati? Centinaia di migliaia di persone sui binari sin dalle prime luci dell'alba e la paralisi dei collegamenti ferroviari dell'alta velocità che da Milano arrivano a Roma passando per Bologna e, sotto l'Appennino, a Firenze, ma anche dei convogli a lunga percorrenza come l'Intercity. Immediate le proteste e le polemiche, con i sindacati che chiedono al governo di dedicare attenzione ad un settore nevralgico, quello del trasporto merci, che però da tempo evidenzia gravi problemi strutturali e che rischia, come in quest'ultimo caso, di paralizzare l'Italia e addirittura mettere a repentaglio la salute delle persone. Alla fine la circolazione è stata ripristinata a metà giornata per l'alta velocità, mentre per le linee convenzionali a lunga percorrenza e per quelle regionali direttamente interessate dall'incidente ci vorrà più tempo per tornare totalmente alla normalità. Restano ovviamente le polemiche e i dubbi. Com'è possibile che un incidente, per fortuna non gravissimo, paralizzi un intero paese? È sfortuna per evento eccezionale? O ci sono limiti infrastrutturali che andrebbero risolti nell'interesse della mobilità nazionale? Eh sì, questo è il dilemma che cerchiamo di risolvere, di snocciolare con il nostro ospite che è già collegato. La ringrazio per la disponibilità. Maria Teresa De Benedictis è il segretario nazionale di FILT CGIL con delega alla mobilità. Buonasera e benvenuta a Extra. Grazie a voi. Allora, abbiamo detto che sarà un lento ritorno alla normalità sulla lunga percorrenza, sull'alta velocità, già da ieri insomma si stava recuperando, qualche disagio in più ci sarà nel trasporto locale, perché ovviamente qui sarà più graduale il ripristino totale della situazione. Quanto è colpa del destino e quanto invece quello che è accaduto ieri a Firenze è imputabile a una fragilità del nostro sistema ferroviario, segretario? Sicuramente sono eventi per fortuna accidentali, sono eventi rari che purtroppo, come veniva citato nel servizio, creano enormi disagi quando accadono, perché vanno a interrompere delle linee nevralgiche del nostro sistema ferroviario e quindi con tutte le ricadute e le conseguenze che questo comporta in termini appunto di trasporto, di passeggeri soprattutto e anche delle merci. Qualcuno ha detto attenzione perché ci sono inevitabilmente degli snodi, il caso di Firenze è uno di questi, dove inevitabilmente c'è sempre una concentrazione di più linee e di più sistemi di trasporto. In questo caso il deragliamento ha riguardato un vagone merci, ma da lì passa anche l'alta velocità, passa anche la velocità normale, diciamo le linee convenzionali. È una situazione
ineluttabile, cioè non è prevedibile altre soluzioni, una diversificazione delle linee, diciamo così, e delle infrastrutture, così che non gravi tutto sempre sugli stessi posti. Assolutamente sì, diciamo che oggi noi scontiamo l'idea di rete snella di morettiana memoria, nel senso che nel 2015, quando era amministratore delegato Mauro Moretti, si fece questa razionalizzazione spinta della rete ferroviaria che oggi ha portato a, come dicevate, insomma, a utilizzare quelle infrastrutture esistenti per diverse modalità di trasporto. Firenze è, diciamo, il caso più discusso perché c'era l'idea di completare l'opera infrastrutturale più importante nel nodo ferroviario di Firenze, appunto l'interramento dei binari, che avrebbe consentito appunto una specializzazione delle linee rispetto alla modalità di trasporto. Noi siamo convinti che debbano procedere, debbano essere completate in tempi brevi le opere infrastrutturali sul sistema ferroviario. Diciamo, ci sono miliardi nel PNRR che consentirebbero di fare quel salto di qualità e appunto aumentare la capacità dell'attuale sistema ferroviario attraverso l'attivazione di nuove linee e conseguentemente anche di nuovi servizi, perché è chiaro che se aumenta la capacità del sistema ferroviario, aumenta anche la possibilità di implementare i servizi, di specializzare le linee, di evitare quello che è accaduto, ad esempio, ieri, di spaccare l'Italia in due. Ecco, anche perché quella dorsale è strategica, non è l'unica, diciamo così, direttrice che da nord a sud collega lo stivale, ci sono anche quelle, diciamo, sul versante tirrenico e sul versante adriatico, però è evidente che l'asse Milano-Bologna-Firenze-Roma per l'alta velocità, per gli altri treni a lunga percorrenza e per le merci è davvero strategico. Ieri, nell'immediatezza del clamore anche che la notizia di questo incidente aveva sollevato, alcune sigle sindacali hanno evidenziato come sul trasporto merci, in modo particolare, da tempo si chieda ai governi in carica maggiore intenzione e molto spesso senza neanche avere una riscontro di feed, una risposta da parte, diciamo così, degli amministratori pro tempore. Quali sono le criticità che voi in modo particolare evidenziate per il trasporto merci? Allora, il tema del trasporto merci sostanzialmente riguarda l'incremento della quota modale di trasporto merci su ferro oggi. Come dicevo prima, questi sono eventi per fortuna rari, e oggi abbiamo una quota del trasporto merci su ferro che è ancora sotto la media europea. Siamo al 13% con una media europea del 20%. È chiaro che è una conseguenza di quello che dicevo prima. Occorre diciamo, incentivare, completare le opere necessarie, creare nuova capacità infrastrutturale, perché oggi la rete nazionale infrastrutturale è satura ed è necessario avere maggiore capacità di infrastruttura e per appunto incrementare anche il merci ferroviario. Poi diciamo il nostro sistema infrastrutturale, il nostro sistema ferroviario è uno tra i più sicuri in Europa e nel mondo e quindi diciamo non esiste un problema di sicurezza del sistema ferroviario, infrastrutturale ferroviario. Purtroppo è necessario implementare la quota modale del merci ferroviario, questo è assolutamente necessario. Anche perché noi sappiamo come sia strategico in un paese che vuole, da questo punto di vista, investire molto e incentivare il trasporto su rotaia, avere poi la possibilità di garantire davvero questo tipo di modalità di trasporto. Allora, con Maria Teresa De Benedictis, che ricordo è il segretario nazionale di FILT CGIL con delega alla mobilità, tra poco parleremo anche e delle difficoltà che si incontrano nel trasporto ferroviario e che i sindacati da tempo stanno evidenziando. Lo facciamo però dopo questa piccola pausa pubblicitaria con noi.
Bentornati, bentornati a destra. Stiamo parlando di trasporti ferroviari, della loro efficienza, ma inevitabilmente anche della sicurezza all'indomani dell'incidente ferroviario che è avvenuto l'altra notte in quel di Firenze, che per oltre mezza giornata abbondante ha paralizzato l'Italia con tutti i disagi che abbiamo avuto modo di raccontare. Insieme a Maria Teresa De Benedictis, segretario nazionale di FILT CGIL con delega alla mobilità, stiamo facendo il punto della situazione sul sistema ferroviario italiano. Abbiamo capito quanto il sistema del trasporto su rotaia, quindi del merci, abbia bisogno di essere, come dire, messo a norma, soprattutto se vogliamo incentivare la quota di trasporto delle merci che possano appunto abbandonare le strade con beneficio anche per l'ambiente. Ora però vorrei con lei parlare in generale del sistema dei trasporti, che noi sappiamo essere un tema sul quale il sindacato da anni si spende per battaglie molto forti, perché se è vero che si è investito per esempio molto nell'alta velocità, voi molto spesso evidenziate come non ci siano state altrettante attenzioni da parte del gestore della rete, ma inevitabilmente anche dello Stato, per esempio sul trasporto dei cittadini delle aree locali. Ecco, da questo punto di vista, il nostro sistema nel complesso è, secondo lei, adatto alle esigenze che un paese come questo vorrebbe e dovrebbe avere? Noi crediamo che bisogna rilanciare nella politica dei trasporti del nostro paese il ruolo del trasporto pubblico locale, il trasporto dei cittadini, il trasporto dei pendolari, delle fasce più deboli del paese. E lo crediamo fortemente perché è diventato strategico, in particolare dopo l'emergenza pandemica. Noi oggi scontiamo ancora una prevalenza dell'autoproduzione, quindi del trasporto con l'auto privata. E occorre fare di più in termini di risorse, ma in termini anche di innovazione tecnologica, di riorganizzazione del sistema, per provare a aumentare la quota di sostenibilità, appunto, del trasporto ferroviario, la quota, diciamo, modale del trasporto ferroviario, riducendo l'utilizzo del mezzo privato e quindi anche il congestionamento nelle nostre città, l'incidentalità stradale e tutta una serie di esternalità negative connesse ovviamente all'utilizzo dell'auto privata. Bisogna farlo attraverso una politica dei trasporti coerente con le risorse stanziate. Noi oggi abbiamo ancora la necessità di recuperare parte dei mancati ricavi fino al primo 2022, a partire dal DEF, insomma, ci sia un'azione incisiva in tal senso, così come occorre recuperare tutte le risorse legate appunto agli aumenti legati all'inflazione, quindi l'adeguamento dei corrispettivi di servizio legati appunto all'inflazione. Questo, ripeto, per aumentare la qualità del servizio erogato, che è una condizione fondamentale e imprescindibile appunto per l'utilizzo e l'aumento della quota modale ferroviaria e soprattutto, insomma, per aumentare anche i benefici ambientali di queste scelte. Il fatto che il nostro paese, questa mattina c'era un articolo molto duro, mi pare su Repubblica, non so se ho avuto modo di leggerlo, in cui sostanzialmente si prendeva spunto da quello che è accaduto ieri a Firenze e i disagi che abbiamo già raccontato, per dire è la conferma di un sistema ferroviario che ha bisogno di interventi urgenti. Siamo tra gli ultimi in Europa come, credo, capacità intermodale, comunque come possibilità, diciamo, di vantarsi e di usare, di dotarsi di una rete infrastrutturale d'avanguardia ed eccellente. Io non so se lei è d'accordo con questo giudizio così tranchant, addirittura in classifica saremmo, credo, penultimi, vado a memoria, ma perché a suo parere non si è adeguatamente investito in modo omogeneo in questi anni? Io credo un po' per, diciamo, la storia, no, da cui viene definita, no, le opere prioritarie, no? Veniamo dalla legge obiettivo a, diciamo, un'inversione di tendenza oggi in cui si vanno a pianificare meglio le risorse e le opere necessarie al nostro sistema infrastrutturale. Sicuramente abbiamo una dotazione di rete notevolmente inferiore alla media europea e quindi le opere e le risorse stanziate su questo capitolo servono appunto ad incentivare il trasporto rapido di massa, ad esempio. Ci sono
3,2 miliardi nel piano nazionale sulla mobilità sostenibile. Ci sono delle risorse importanti del PNRR che vanno ovviamente spese bene e nei tempi necessari per poterne usufruire. E quindi riteniamo appunto che sia tutto un tema di politica dei trasporti, cioè come questo governo intende e diciamo, concepisce la politica dei trasporti e deve ovviamente fare delle scelte. Noi siamo convinti che sulle direttrici fondamentali del nostro paese il trasporto debba essere ferroviario, un trasporto ferroviario intermodale collegato con gli hub strategici del nostro paese, quindi porti, aeroporti, terminal portuali, interporti, ma che questo sia fatto attraverso una politica coerente, come dicevo prima, di risorse stanziate, ma anche ovviamente di scelte appunto politiche che vanno in questa direzione. Sempre su Repubblica stamane, Walter Galbiati, che è il presidente dell'Agenzia per la Sicurezza, ha lanciato l'allarme sulla fragilità, uso ancora una volta questa espressione, del sistema ferroviario. È evidente che abbiamo un sistema che un il nostro è un paese dove, che ha investito moltissimo in sicurezza, questo lo dicono diversi parametri, però è evidente anche come l'imprevisto da questo punto di vista sia sempre dietro l'angolo. E mi permetta di allargare un po' il discorso. Il nostro è anche il paese che se c'è tanta neve i treni non circolano. Se c'è il gelicidio, i treni non circolano, se c'è caldo, i treni non circolano perché nel caso di specie magari si dilatano le rotaie. Mi metto a livello dei nostri ascoltatori, io sono un cittadino, no? Che quando legge queste cose e qualche domanda però se la fa anche quando sale poi sul treno. Quanto è anormale questa situazione? Lei è un addetto ai lavori e probabilmente ha anche gli anticorpi per aiutarci a capire che, per esempio, ovunque, in qualunque paese, se nevica, i treni non circolano. E purtroppo, diciamo, è un problema che ha il nostro paese, mi consenta, insomma, di dirlo, che riguarda appunto noi siamo un paese che agisce in emergenza. Basti pensare, insomma, a come abbiamo affrontato l'emergenza pandemica, al fatto che non avevamo un piano nazionale di preparazione appunto a un evento come quello che c'è stato della pandemia e mi viene da dire altrettanto diciamo, rispetto a una serie di eventi avversi, penso alla, diciamo, alla nevicata eccezionale, questo è un paese appunto che non programma, non pianifica e quindi poi si trova a gestire le emergenze. Questo ovviamente non va bene, dobbiamo invertire questa tendenza nel senso che dobbiamo investire risorse e economiche e umane anche nella necessità di pianificare, programmare eventi avversi come quelli che venivano citati. Ovviamente tutto questo passa anche attraverso un rinnovo del materiale rotabile, rinnovo che si sta compiendo anche se con tempi diciamo dilatati, ma è fondamentale e alla fine ritorna sempre il tema delle risorse. Quanto il governo decide di investire in questo settore, quanto decide ovviamente di farlo in rinnovo del materiale rotabile, in implementazione di nuovi servizi, perché è chiaro che la qualità del servizio non può prescindere dal tema delle risorse. Questione di scelte strategiche. A questo proposito, molto spesso si ha l'impressione che questo sia un paese a più marce, soprattutto se ci riferiamo al trasporto pubblico locale, che cambiano, le velocità cambiano di regione in regione, anche perché il trasporto locale molto spesso è gestito o da società private o da società in compartecipazione, magari con gli enti regionali, eccetera. Quanto questa frammentazione giova o danneggia l'efficienza del nostro sistema ferroviario? Beh, ricordo a me stessa che il trasporto pubblico locale è ancora una materia di esclusiva competenza delle regioni, quindi l'articolo 119 della nostra Costituzione dà alle regioni la programmazione, quindi del trasporto pubblico locale, dei servizi. Questo per noi è uno dei motivi principali, insomma, di questa frammentazione, di questa diversificazione territoriale, di questa anche, mi consenta di dire, disuguaglianza territoriale rispetto ad alcune
ad alcuni sistemi di trasporto e qui ricordo insomma che il tema dell'autonomia differenziata non può che creare e aumentare questa disuguaglianza, questa diversificazione. Il tema di efficienza è un tema che riguarda il tema risorse, come dicevo prima. Questo è un sistema che va sì riorganizzato, ma non può essere fatto a risorse costanti. Ci vuole un margine di tempo necessario perché le regioni possano adempiere a tutta una serie di obiettivi che il governo a livello centrale dovrebbe dare. E ovviamente questo va fatto con delle risorse, con un lasso di tempo necessario per realizzare appunto quel livello di efficienza. C'è poi il tema ovviamente della liberalizzazione nel settore, una liberalizzazione che non può essere fatta solo ed esclusivamente sul tema dei costi, deve essere una liberalizzazione funzionale all'organizzazione del servizio. Noi non siamo contrari a prescindere, ma siamo ovviamente convinti che non ci può essere una liberalizzazione senza aver messo in sicurezza un sistema che oggi ha delle enormi fragilità. Ultimissima domanda, segretario, e poi davvero la ringrazio per la sua disponibilità. Mi permetta quasi una battuta o una provocazione, anche se credo poi alla fine sortirà un effetto, una risposta e una riflessione molto più profonda rispetto alla banalità della domanda. Ma perché il settore trasporti fa così spesso sciopero? Allora, noi anche qui c'è una opinione diffusa sul tema che ci sono tanti scioperi in questo settore. Noi rispondiamo a una legge che è la legge sui servizi minimi essenziali, la 146/90, e noi siamo l'unico paese in Europa ad avere una legge che garantisce dei servizi minimi ai cittadini, quindi il contemperamento tra il diritto di sciopero e il diritto costituzionale alla mobilità. Lo facciamo ovviamente utilizzando lo sciopero in maniera molto responsabile, ma soprattutto come un elemento di ultima istanza. C'è da dire che c'è un problema in questo paese che sono gli scioperi selvaggi o comunque gli scioperi indetti da organizzazioni sindacali che non hanno una rappresentatività, diciamo minima, perché non abbiamo in questo paese una legge sulla rappresentanza, per cui anche un sindacato oggi che ha mi consente insomma di semplificare tre iscritti, può proclamare uno sciopero e può farlo bloccando un'intera città, un intero paese. Noi continuiamo a chiedere al governo di fare una legge sulla rappresentanza che possa far agire questo strumento a chi realmente ha una rappresentanza sindacale idonea e soprattutto insomma farlo e continuare a farlo nel rispetto ovviamente della legge che il nostro paese ha fatto. Questo credo che sia un passaggio importante anche perché mi permetta di fare un po' la voce del sindacato anche. È evidente che troppi scioperi, l'abuso di questa misura, anche per ragioni che magari non sono condivise da tutte le sigle sindacali e non sono magari importanti davvero, rischia di far perdere valore all'azione stessa della protesta e dello sciopero e soprattutto agli occhi dell'opinione pubblica, credo che poi finisce per arrabbiarsi per il disservizio e non comprendere le ragioni che hanno portato a questa astensione. Non so se questa risposta può in qualche modo trovare sponda anche nelle istanze che il mondo sindacale porta avanti nel chiedere appunto una legge che normi meglio questo settore. Io ringrazio Maria Teresa De Benedictis, segretario nazionale di FILT CGIL per la mobilità e le auguro ovviamente un buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, grazie al nostro ospite. Adesso c'è la pubblicità e poi l'ultima pagina di Estra che dobbiamo sfogliare insieme quest'oggi.